Dunque, vi ricordate quando abbiamo affrontato la programmazione oggetti, abbiamo parlato di ereditarietà. Ebbene, l'ereditarietà, cioè la relazione di generalizzazione e specializzazione, c'è anche nel modello R, perché di solito non si dice, ma che il modello R è un modello oggetto. Però abbiamo già capito che le entità sono come le classi. Gli attributi sono gli attributi che hanno le classi, mancano solo i metodi. Quindi anche nel modello R possiamo avere una ereditarietà singola, cioè un'unica superclasse, in realtà si chiama entità genitore, con delle entità figlie, le quali ereditano dall'entità genitore tutti gli attributi. Per cui non c'è bisogno di ripeterli. Una volta che vado a mettere codice fiscale, nome e cognome in personale, non ho bisogno di ripeterlo in docente e ATA, perché questi lo ereditano. Come per le classi, le entità figlie sono maggiormente specializzate, quindi possono avere degli attributi in più. Infatti in questo esempio il docente ha in più l'attributo abilitazione, mentre l'ATA ha in più l'attributo missione. Vale anche qui il principio di sostituzione di Liskov, per cui se l'uomo, cioè preso un uomo, questa è una persona, preso una donna, questa è una persona, ma non vale il viceversa. Una persona non è detto che sia uomo, perché può essere una donna, anche al contrario. Possiamo avere delle gerarchie che sono totali ed esclusive. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo, unisco, metto insieme tutte le occorrenze delle sottoentità, quindi di maggiorenni e minorenni, ottengo la totalità delle occorrenze di persone. Infatti, se prendo tutti i maggiorenni e tutti i minorenni, ottengo tutte le persone. In più, quindi questo si indica con la T, c'è questa coppia TE tra parentesi tonde. T sta a indicare totale. È esclusiva, vuol dire che se c'è un'occorrenza che appartiene all'insieme di maggiorenni, non può appartenere anche all'insieme di minorenni. Quindi questi due insiemi sono disgiunti. Parziale ed esclusiva, vale sempre lo stesso discorso sull'esclusività, cioè se prendo auto e prendo moto, un'auto non sta nell'insieme delle moto perché non è una moto non sta nell'insieme delle auto perché non è un'auto. Entrambi però sono dei veicoli. Ora, se vado a prendere tutte le auto, tutte le moto, ottengo tutti i veicoli? Quindi è parziale, perché se metto insieme auto e moto, comunque ci sono degli elementi, delle occorrenze di veicoli che non rientrano in questi due insiemi. Poi esistono le gerarchie totali e overlap. Mi viene difficile pronunciare questo termine, comunque vuol dire sovrapposta. Totale sovrapposta significa che totale, vabbè, maggiorenni più senza patente mi dà il totale delle persone. Perché nei senza patente ci sono tutti quelli senza patente più i bambini, quindi maggiorenni più i bambini, i minorenni, che non hanno la patente ovviamente, mi dà il totale delle persone. Però, attenzione, questi sono sovrapposti come insiemi, perché una maggiorenne può essere anche senza patente. E viceversa, uno senza patente può essere una maggiorenne. Quindi non sono insiemi disgiunti. Un elemento di maggiorenni può appartenere anche a senza patente e viceversa. Infine, parziale sovrapposta, che vuol dire che la somma di studenti e attori non mi dà l'insieme delle persone, perché ovviamente mancano tante altre categorie di persone. E nello stesso tempo questi due insiemi, studenti e attori, non sono disgiunti, perché uno studente può essere attore, un attore può essere studente. Quindi questi sono i quattro tipi di gerarchie che possiamo avere. Si possono utilizzare in un diagramma R.
Servono? Allora è obbligatorio usarle? No. Diciamo che se vi viene più facile usarle, le potete usare, se no non le usate. E possiamo vedere un esempio. Questo è il testo. C'è una rivista di fumetti che vuole memorizzare informazioni sulle storie che ha pubblicato nel passato e relativi personaggi. Quindi sicuramente abbiamo storie, qua storia e poi personaggio. Di una storia interessa il titolo che la identifica, quindi se guardate qua storia c'è il titolo, ed interessano le informazioni relative alle puntate in cui è stata divisa. Quindi la storia, vedete, è divisa in puntate. È un'associazione di tipo 1 a molti, perché una storia è divisa in più puntate, da 1 a n, mentre quella puntata appartiene solo a quella storia. Per ogni puntata interessa il numero di pagine, quindi abbiamo il numero di pagine, poi abbiamo il numero d'ordine all'interno della storia, e qua si può migliorare, perché in realtà questa dovrebbe essere un'identificazione esterna, perché dovrebbe essere collegata alla storia, però lasciamo perdere questo particolare. Ed il numero della rivista su cui è stata pubblicata, quindi qua abbiamo anche la rivista che ha un suo ID, un suo codice e il numero, di cui potrebbe essere anche il nome della rivista. E qua abbiamo un'associazione uno molti, perché la puntata è pubblicata su una sola rivista, mentre la rivista pubblica, può pubblicare diverse puntate naturalmente di storie diverse, no? E qua arriviamo ai personaggi. I personaggi si suddividono in principali e secondari. Ecco, a questo punto possiamo pensare di fare una gerarchia come questa, dove mettiamo il personaggio, perché dice che il personaggio ha un nome. Bene, personaggio a nome. Poi si va a, diciamo, dividere in personaggio principale e personaggio secondario. È una totale esclusiva. Perché? Perché il personaggio principale non è un personaggio secondario, viceversa. È totale, nel senso che abbiamo personaggio principale più personaggio secondario e ci dà tutti i personaggi. Poi il testo ci dice che per i personaggi secondari interessa ricordare le storie in cui sono apparsi. Quindi, personaggi secondari, c'è un'associazione con la storia in cui sono apparsi. Quindi il personaggio appare in una ed una sola storia e nella storia appaiono invece da 1 a n personaggi secondari. Anche questo è da vedere, non si sa, cioè questo attiene a un lavoro fatto magari in classe dove si era deciso di fare così perché il ragionamento aveva portato a questo, quindi non è detto che sia la scelta più giusta. Poi, invece i personaggi principali, i personaggi principali si vogliono memorizzare le puntate di apparizione, quindi il personaggio principale è collegato alla puntata in cui appare, un personaggio appare e essendo personaggio principale appare in una o n puntate ovviamente, e nella puntata appare un solo personaggio principale, ma qua potrebbe anche essere più di uno, perché i personaggi principali possono essere più di uno. Quindi capite che è sempre tutto relativo. Questo va benissimo se abbiamo fatto certi tipi di ipotesi. Quindi cos'è che si valuta in questi schemi? Si valuta la coerenza del progetto sulla base delle ipotesi fatte. Se io stabilisco che faccio una certa ipotesi, poi se il mio diagramma è in accordo con questa ipotesi fatta, perfetto. E vedete qua è messa in evidenza l'identità debole puntata, perché il numero della puntata dipende dalla storia, quindi univoca la puntata, il numero della puntata all'interno della storia. Storia Zorro, puntata 1, 2, 3, 4. Storia Paperino, puntata 1, 2, 3, 4. Quindi questo numero d'ordine, che nell'altro schema non era stato evidenziato come identificatore esterno, invece lo è un identificatore esterno che bisogna abbinare alla storia. E qua abbiamo invece di avere l'entità rivista, abbiamo messo il numero della rivista come attributo direttamente imputato. Quindi vedete che
ogni volta, tenete conto che io bene o male questi schemi faccio sempre un po' in collaborazione con la classe, che magari dà dei suggerimenti, dice facciamo così, facciamo quella, vengono sempre fuori degli schemi diversi. Però qua, anche qui c'è una gerarchia.